Un salutone a tutti amici e telespettatori di Telebabu Web TV e di Telefed. Io sono il conduttore Stefano di Telebabu e dopo questo video, amici appassionati di sport, di ciclismo, di Genoa Italia, vi proponiamo il video della tappa numero 6 da Montecatini Terme a Castiglione da Pescaia. O meglio, l'arrivo a Castiglione della Pescaia. Nella tappa numero 6, vinta da André Greipel. Dopo questo video, il video della tappa numero 6 del Giro d'Italia, da Montecatini Terme a Castiglione della Pescaia. E quindi, amici appassionati di sport e di ciclismo, vi lascio al video della tappa numero 6, da Montecatini Terme a Castiglione della Pescaia, o meglio, l'arrivo a Castiglione della Pescaia. Ciao, un abbraccio e al prossimo video. Seguiteci sempre, mettete mi piace nelle nostre pagine Facebook, Telebabu Web TV e Telefed. Grazie. Seguiteci sempre e grazie per il vostro sostegno. Ciao, un abbraccio. Ai prossimi video. Buona serata a tutti di nuovo. Un salutone a tutti, buona giornata a tutti, amici telespettatori di Telebabu Web TV, di Telefed. Amici appassionati di sport di Giro d'Italia, stiamo seguendo l'arrivo della tappa di ieri, con arrivo a Castiglione della Pescaia nel Giro d'Italia 2015. Le fasi salienti della corsa, meglio l'arrivo della corsa a Castiglione della Pescaia. Giro d'Italia 2015, sesta tappa. Ricordiamo. Spesso possono causare qualche incidente. Speriamo che tutto si possa svolgere per il meglio, anche per un effetto cromatico. Saltano all'occhio le maglie della Lampre in Merida, dicevi, magari non hanno la struttura in Lampre per poter tenere davanti i tre, Ricese, Ferrari, che poi Sacemodo che andrà a fare 5 una volata, chilometri però si sono all'arrivo, riorganizzati perché sono come arrivati alla porta vedete. della Orica Greenedge senza chiedere l'aiuto, diciamo, senza dover Tappa sapere da che deve essere la Montecatini squadra che Terme gioca a contro. Castiglione della Pescaglia. Sono abilissimi perché sono tre velocisti che hanno unito le forze oggi. Sacemodo è il finalizzatore, Roberto Ferrari dovrebbe essere il penultimo uomo, scusate, l'ultimo uomo Ricese, perlomeno a Genova abbiamo visto questa disposizione. Potremmo vedere se oggi Sacemodo saprà essere più fortunato, soprattutto perlomeno essere nelle condizioni di poter sprintare e poi magari di sfruttare la sua brillante condizione. Molto ben organizzato, adesso sembra, almeno per come sono disposti in questa fase, il treno della Team Sky con quattro uomini che sono proprio davanti a degli americani. Team Sky è entro, sono state davanti per tutto il giorno, sono un po' più indietro, i loro sopra. Sì, sono un po' più indietro anche se sono quattro belli in fila, ma sono quattro belli in fila, tre in maglia rossa e uno, come ricordato, lo segnaliamo ancora una volta, il campione di Germania, André Greipel, l'otto Soudal, che indossa la maglia di campione nazionale tedesco. Si è organizzato adesso in maniera abbastanza buona anche il treno della Giant Alpecin, lo vediamo sulla destra dell'inquadratura con Simon Yates, che ora è in prima posizione, ed ecco che arrivano dall'altra parte della strada invece gli uomini della Trek, che cercheranno di preparare il lavoro, di fare il lavoro per la volata di Giacomo Rizzolo. Si tratta di Eugenio Alafaci alla ruota, alla sua ruota c'è Giacomo Rizzolo, mentre Bernard Heisel con Richie Porte alla sua ruota è in prima posizione, di Sky alle sue spalle Salvatore Scatterà lì, mancheranno 3 km alla conclusione, eccolo, in questo momento scatta E la 3 chilometri conclusione, alla caso però conclusione di questa sesta tappa ancora del Giro d'Italia, da Montecatini Terme a Castiglione della Pescaia. Ne ricordiamo. Amici e telespettatori appassionati di ciclismo, di Telebabu Web TV, di Telefed, arrivo di questa sesta frazione a Castiglione della Pescaia. E ne approfittiamo così anche per salutare tutti gli amici di Grosseto e di Castiglione della Pescaia. Salutone così da parte nostra Telebabu Web 2 e Telefed. Lars Bak aveva preso
E anche un salutone a tutti gli amici del Giro d'Italia e dello staff. Era troppo presto lanciare lo sprint, ora 2 chilometri stanno da parte nostra. In questo momento sul cartello che segnala loro gli ultimi 2000 metri di gara, il treno della Lotto Soudal ha preso in mano la situazione alle spalle di Greipel. E ora seguiamo questo arrivo. Roberto Ferrari, come e Sascha Modolo. Saprete, è stata proprio la ruota più ambita. C'è stata anche una brutta, bruttissima caduta. André Greipel, anzi dobbiamo dire che Sascha Modolo può permettersi di non arrestare, almeno per il momento sulla ruota di Greipel, proprio perché ha due compagni a disposizione. Terminato il lavoro di Salvatore Puccio, che ha lasciato Elia Viviani sulla ruota di André Greipel. Ed eccolo che si va a riformare. Che ha falsato un po' la volata finale. La premerita per Sascha Modolo, attenzione perché adesso è una sfida importante anche tra i treni, proprio tra la premerita e la Lotto Soudal. Roberto Ferrari in prima posizione, però ha perso gli altri due compagni di squadra, vale a dire Ricese e Sascha Modolo, perché nel mezzo ci sono due uomini più André Greipel per la Lotto Soudal. Occhio anche a Auckland, Attenzione anche a Auckland, lo riconoscete in maglia gialla, Lotto Enel Jumbo, Manuel Belletti, anche cerca di salire anche Luca Merzek. Ecco l'ultimo chilometro, come potete vedere. Nell'ultimo chilometro, non ci sono più curve, è tutto un lunghissimo rettilineo che ci porterà fino al traguardo. Riesce a riprendere la ruota di Ricese Sascha Modolo, ma attenzione soprattutto ad André Greipel, perché è lui la punta di riferimento per questa volata. Van der Valle in prima posizione, Team Trek che sta lanciando la volata. Vediamo adesso Greipel, con Greipel che è già in una posizione di sparo, attenzione, però Tombone, non anche è partito, c'è anche Tombone, sì, nelle prime posizioni. Alla la sfida adesso tra la Lotto e tra la premedita ancora, però non è partito lo sprint con Greipel che è in seconda posizione. C'è una caduta intorno alla 30ª posizione, parte adesso Greipel lo sprint con Sascha Greipel che è in prima posizione, Sascha Modolo alla sua ruota, ma è immediatamente davanti a André Greipel. In questa Greipel, volata la vita André Greipel, il tedesco André Greipel, il favorito, secondo Matteo Pelù della Yamaha, da André Greipel e dalla sua squadra, mentre qua siamo proprio nel punto della caduta che è stata intorno alla 30ª posizione, quando mancavano 250 metri alla conclusione. Non è che Alberto Contador, anche Alberto Contador, non sappiamo se Contador sia caduto o sia stato costretto a fermarsi per colpa della caduta. Fosse Daniele, ecco Boe, il vincitore della tappa di oggi, André Greipel. E quindi il vincitore di tappa a Castiglione e Pescaia, André Greipel, eccolo qua. Terminato a terra, poi intanto la gioia di André Greipel che ha fallito clamorosamente lo sprint di Genova, oggi però zitto, insieme alla sua squadra, vorrei sottolineare, ha fatto un lavoro perfetto, perché è uscito veramente all'ultimo e poi si è letteralmente davanti di uomo. Ecco la maglia rosa, Alberto Contador. Brillante in queste mischie, e, una vera come avete visto, è tenuto anche uscire da queste situazioni, aiutando naturalmente da una squadra brillantissima. E questo è l'ordine di arrivo della tappa di, della sesta tappa, la stagione della Pescaia. Cercheremo di avere le idee un po' più chiare. Ecco qua, allora, vediamo. E questo è l'arrivo. Ma quella delle transenne alte, le transenne alte sono negli ultimi 200 metri, prima ci sono delle normali transenne dove il pubblico si può naturalmente sporgere. Andiamo da Pier Giorgio Severini che insieme a Sascha Modolo, terzo oggi. Avevi battezzato